ragazzi! Ciao ragazzi, bentornati su Climax Car Fishing! Cambio di programma. Cambio di programma, via. No, allora ragazzi, vabbè, voi vedete questo video, in realtà questa sera volevo fare una live. Il problema è che si è alzato un po' di vento e poco tempo abbiamo detto facciamo un video ovviamente, però l'intenzione era quella di fare una live. Esatto. Quindi, il tempo che abbiamo è un po' meno rispetto al solito. Allora ragazzi, situazione attuale, siamo nel nostro ufficio, ovvero sempre nel Miglio. Miglio. E c'è il problema appunto che manca acqua nei nostri, parlo dei nostri canali perché ovviamente io conosco i nostri, veneti. Ora vi faccio vedere qualche immagine del corso d'acqua dove abbiamo girato anche un video. Mancano quasi 2 metri d'acqua, cioè sono tantissimi. Quindi sì, perché potevi andare con i waders dentro. Sì, praticamente si vede quasi il fondo, quindi abbiamo scelto di venire qui anche perché questo è l'unico tratto del Naviglio dove c'è un po' d'acqua, dove ci sono almeno 2 metri d'acqua, perché in giro veramente qui siamo senza acqua. Questo video ovviamente sì, chi lo sta vedendo magari è passato un po' di tempo, esatto. Si è piovuto, ovviamente presente questa cosa. Bene ragazzi, adesso facciamo vedere un po' come al solito come ci siamo organizzati e quant'altro, poi nel corso di questo video andremo un po' a sempre a rispondere a qualche domanda che ci fate. E c'è una chicca. A tra poco. Allora, come sto pescando io? Al contrario di Christian, che quasi sicuramente so come sta pescando, ho voluto stasera non fare la selezione. Quindi non ho usato inneschi generosi, mi sono affidato a delle bilanciate del 15, dippate ovviamente nel Go da mesi ormai, e sacchettino in PVA classico, bombetta con dentro un leggero, poco perché in fiume non è che si usa più di tanto, però un po' di sfarinato gliel'ho messo e del pellet. Stavolta appunto non ho voluto fare inneschi esagerati perché comunque se passa il pesce, anche se viene fuori una carpa da 4-5 kg, va benissimo. E presuppongo che Chris stia pescando con omino di neve, adesso ce lo dirà, ma sono quasi sicuro perché lui ormai è fisso sull'omino di neve. E niente, ho già avuto qualche tirone sulla canna di sinistra, non so cosa sia stato, però sento che il fiume è vivo, quindi spero veramente che ci possa regalare una soddisfazione. Non so se il fatto che appunto non piove da mesi possa influire tanto su quello che è la vita quotidiana di una carpa, quindi stiamo parlando di quasi 3 mesi senza pioggia, l'ossigenazione dell'acqua probabilmente è cambiata. Fateci sapere anche voi nei commenti, magari chissà, qualcuno esperto, se può influire veramente tanto su una pescata il fatto che non piova da tanto tempo. E niente, come pasturazione ovviamente nessuna pasturazione preventiva, e vi faccio vedere dopo con cosa ho pasturato. Adesso faccio parlare un po' Cri e ci dirà con cosa sta pescando lui. Allora ragazzi, io invece questa era la sessione andata, ci eravamo preparati. Io ragazzi stasera non ho buttato pellet o sfarinati, ho fatto 2 sacchettini, che chiamarli sacchettini è 2 buste della spesa. Sbilisco. Ho preso questi che sono grandissimi, li ho riempiti di boilers con il mio innesco dentro, perché ho voluto che attorno al mio innesco ci fossero tutte le boilers, quindi ho calato semplicemente boilers con il mio innesco e ho usato le mie solite essenze di B con l'omino di neve di patte col pineapple, che ormai quella è la mia pallina. E poi in un'altra canna invece ho messo il nostro mix, il CM2, con un chicco di mais finto, e vediamo se ricomincia a lavorare bene il mix e vediamo se magari la carpa hanno voglia di mangiarlo. Sto usando sempre inneschi il rig con il combi rig e basta ragazzi, speriamo che qualche pesce arrivi, sperando che in questo tratto di canale ci sia qualche carro, ma effettivamente abbiamo visto bollare qualche scodata, l'abbiamo vista e ci fa sperare bene. Allora ragazzi, come vi dicevo prima, vi faccio vedere con cosa sto pasturando. Questo è diciamo quello che mi è avanzato da una sessione precedente a questa, e ho deciso di
di buttarlo qua in, in canale. E sicuramente qualcuno potrebbe anche dire che non è la pasturazione giusta, perché che cosa c'è qua dentro? Boilies sbriciolate, boilies tagliate a metà, qualche tiger, un po' di pellet, quindi potrebbe andare via tutto con la corrente. Però siccome sto pescando un po' marginale, quindi non proprio in centro dove c'è la, la forza maggiore nel letto del fiume a livello di corrente, ma sto pescando un po' sotto la riva, quindi buttando anche un po' più a monte dei miei inneschi, sono fiducioso che questa si depositi proprio adiacente a, a quelli che sono i miei rig. Ripeto, non sto facendo tanta selezione, quindi non ho pasturato come Chris solo con le boilies vicino all'innesco. Ho fatto questo mix che mi era servito, appunto, c'è anche un po' di canapa dentro, adesso che mi ricordo che la vedo, che avevo usato per un'altra sessione, e ho deciso di non buttarlo via comunque o tenerlo lì fermo per settimane e settimane. Generalmente qua abbiamo sempre pescato con la bombetta in PVA, con il semplice pellet che c'era dentro, e comunque le carpe le abbiamo fatte. Quindi, stando un attimo, avendo qualche accorgimento di non pasturare proprio sopra l'innesco, che magari mi vola via la parte che deve ancora depositarsi, ma un po' più a monte, sono fiducioso che ci arrivi sul mio innesco. Ne avevo più di metà secchio, sono andato un po' giù pesante, tra virgolette, perché l'ho quasi finito, ma pescando con due canne va più che bene. E niente, speriamo che venga ripagata sta tattica, o se no, se viene ripagata quella di Christian, va bene lo stesso, abbiamo imparato anche oggi qualcosa. Ragazzi, mi sono concesso un acquisto. Allora, cercavo dei mulinelli, tra virgolette trattori, e da usare sempre, quindi da usare in queste sessioni, nei canali, così pronti via, però allo stesso tempo volevo un prodotto che fosse comunque solido e resistente. Allora ho cominciato un po' ad informarmi. Alla fine, ragazzi, ho scelto di prendermi degli Okuma, gli 8K, eccoli qui. Visto che sto pescando con delle canne, ho questo libro, quindi riesco a farvelo vedere un po' meglio. Allora, ragazzi, perché ho scelto questi mulinelli qua? Allora, innanzitutto mi piace molto la linea che hanno. Il corpo qui è in acciaio, sono belli solidi, e quindi questa è una cosa che mi ha dato, diciamo, fiducia. L'altra è che non costano molto, quindi non hanno un costo esorbitante. Ora non vi dico quanto costano, perché magari in un negozio ha qualche euro in più, qualcuno euro in meno, quindi andateveli a vedere, gli Okuma 8K, o magari qualcuno già di voi li conosce. Sono dei 14.000, anche se non sembra, ma immobilano veramente molto filo, e hanno la frizione rapida, ovvero la Fast Progressive Drag, quindi adesso non sono ragazzi... Non siamo espertoni. Sostanzialmente con pochi click mi regolo la frizione, ma allo stesso tempo riesco anche a gestirmela molto bene. Quindi queste sono le cose che mi hanno fatto scegliere questi mulinelli. Gli Shimano ce li ho ancora, ovviamente, solo che li uso con il nylon, e li uso quando vado a fare le sessioni magari in qualche lago, qualche ticket late, dove ovviamente non è consentita la treccia. Bene ragazzi, non ho ancora preso un pesce con questi mulinelli, però spero adesso di prendere qualcosa. Un momento, tutto vivo qua. Quindi ragazzi, niente, spero di prendere un pesce con questi mulinelli e magari darvi qualche parere in più. Sì, a dire la verità devo ancora inaugurare i miei turnos. Sì, infatti. Bene ragazzi, sapete che noi vi diciamo tutto quello che prendiamo, tutto quello che acquistiamo, tutto quello che ci arriva, quindi questa è una cosa che attualmente ho preso. Ragazzi, adesso vi tolgo qualche dubbio. Allora, è da un po' che ci scrivete in merito al Combi Rig, ed evidentemente ha suscitato molto interesse da parte vostra,
e quindi i messaggi che ci ha mandato in merito al combi league sono tantissimi. Il problema che è emerso più che altro nel combi league è il nodo, quindi la giunzione tra il trecciato e il boom nel mio caso, oppure fluorocarbo. C'è un modo per ovviare a questa cosa qui, quindi anziché fare il nodo si può fare un loop. Il loop non è altro che un'asola che esce dall'occhiello dell'amo, che andate poi a collegare all'asola che farete con il fluorocarbo boom usando le crimp, però in quel caso lì. Adesso vi mostro come fare questo nodo. Se Max adesso mi sta dietro, sì, fai vedere anche che cosa serve. Mettili allora, un attimo lì, che così almeno vi faccio vedere cosa uso io, ragazzi. Allora, il trecciato, l'armacord, il boom con dei nodi attaccati. Poi, lo sapete, è da un pezzo che usiamo i clor. Mi sono ritagliato l'adesivino, lo metto lì. Eccoli qua. I clor. E poi serve le anche crimp. Sì, no, volevo trovare questa, che è un tubicino in silicone, adesso vi faccio vedere. E le crimp. Allora, io ho già pronto una sezione di boom. Non occorre che vi spiego come fare questo, ragazzi. Vi ricordo solo che ci sono due versioni di boom, quindi ricordatevi di usare la crimp adeguata per la dimensione del boom che scegliete. Allora, uno spezzone di boom già crimpato, pronto, e lo metto qua. Serve dopo. Allora, partiamo. Intanto vi faccio vedere, vi faccio l'innesco che sto facendo sempre ultimamente, ovvero l'essential con... Senti che profumo. Lo sentono poco, credo. Ah, ok. Allora, ragazzi, mi siedo magari, che forse vado un po' meglio. Sì, siediti. Allora, mi riprendi bene? Sì. No, perché voglio che lo vedano bene, perché ci hanno scritto veramente in tanti in merito a questo rig. Allora, io, ragazzi, è da un po' che sto usando gli inneschi. È la prima volta che ti vedo seduto a fare un rig. Sì. Pensa a te. Allora, eccolo qua. Io per fare il terminale, ma è una cosa mia, devo partire sempre dall'innesco, quindi scelgo già cosa voglio innescare nel terminale e parto da qua, ragazzi. Molti magari partono direttamente dalla giunzione, io invece mi trovo meglio a partire così. Allora, partiamo. Prima cosa da fare, faccio l'asola dove poi vado ad attaccare lo stopper per l'innesco. Adesso ho le mani dippate, ho le mani dippate di pineapple, quindi scivola tutto. Scivola, sì. Ecco qua, perfetto. Allora, quindi parto dall'innesco. Scusate la pazienza, ragazzi, io non sono un pro, quindi ecco qua. Benissimo, innesco, poi uno stopperino, metto qua. Ricordatevi, quando fate i rig, di farle con le boilers secche e non dippate. Le mani gialle. Altrimenti avete questo effetto qua. Allora, circa più o meno 30 cm di trecciato. Poi, ragazzi, prendo un pezzettino di tubicino. Quanto? Ah, proprio un pezzettino. Serve solo poi a tenere il, diciamo, cappello. Il cappello verso il basso. Allora, faccio passare l'armacord dentro il tubicino. Sì. Si può anche, ci si può anche aiutare con un aghetto. Si può fare da, che da con un aghetto, esatto, sì sì. Poi, ragazzi, allora, dalla parte dove non c'è ancora nulla,
l'amo rivolto verso il basso, verso le boile, esatto, collego, cioè inserisco il tubicino sull'amo. Ok, appoggialo un attimo, poi eccolo qua giù, aspetta, faccio così, così lo vedono, ecco qua ragazzi, vedete, ho fatto passare, vai giù sul legno che così si vede bene. Sì, infatti l'ho messo apposta perché vedono bene. Ok, ok, faccio passare. Perché faccio questo? Perché adesso vi mostro, facendo così ho la possibilità di regolarmi già la distanza che vorrò avere tra il mio innesco, quindi le boilers, e l'amo, quindi me la regolo già questa distanza qui. Io più o meno lascio sempre circa un centimetro, quindi ho già questa distanza, ragazzi, vedete? Si vede, Max? Lo appoggio qua. Sì. Guarda, prendilo qui. Arrivo. Si vede. Ok, ragazzi, bene. Aspetta che vado più vicino anche. Ok, perfetto. Adesso c'è questo passaggio che è importante. Allora, mi metto qua. Provo a farlo così. Sapete, arrivo. Cerchiamo... Aspetta che seleziono il focus qua. Cerchiamo sempre di mostrarveli al meglio. Allora, okay, ragazzi, vai. Questa situazione qui, ci siamo? Allora, adesso dall'esterno entro, ok? Ci siamo? Sì. Poi riesco creando quest'asola, ovvero il loop. Quindi, esatto, riesco. Un attimo. Ecco qua, esco e si forma un'asola, si vede? Sì. Perfetto. Quanto l'asola? Quanto vi interessa avere la lunghezza poi del vostro loop? Considerando che devi comunque chiuderlo ancora il nodo, quindi... Esatto, nodo, allora, nodo. Circa, ragazzi, ma è una cosa indicativa, più o meno 5 cm, 5-6 cm, ok? Adesso cosa faccio? Prendo tutto così. Ok, cerco di andare piano perché magari qualche passaggio, e poi comincio. Uno, nodo senza, due, nodo, tre, ok, e poi, ragazzi, io farei ancora qualche giro, ma vedo che bastano così, e poi vedete, si è visto? Sì, sì. Tre, giro e dall'esterno rientro all'interno dell'amo. Ok, eccolo qua, un classico nodo senza nodo, qui. Esatto. Poi, per star sicuri, vado a mettere tutto in tensione. Chi ha le manine piccole va meglio. Sarei più bravo in altre cose, Cri. Allora, metto un attimo tutto in tensione. Ragazzi, ho fatto il loop. Adesso sembra lungo, perché ovviamente ho perso tempo a spiegarvi bene tutti i passaggi. Questo è il loop, ragazzi. Quindi, perché faccio questo? Perché allora, intanto non vado a fare quel nodo che magari molti hanno difficoltà a farlo. È più veloce, perché vi garantisco che quando ci prendete mano ne fate veramente tanti, ma questa è una soluzione anche per avere già, per chi come me preferisce partire da questa misura qui, la fate già precisa. Adesso io di solito cosa faccio? Mi preparo tutti i pezzi così, quindi io nella mia cassettina ho già tutti i pezzi fatti così, e poi ho tutti i pezzi fatti così, quindi ho questa sezione e questa sezione qui. Adesso devo unire questa col boom. Come faccio? Altro passaggio. Allora, prendo la sezione dell'amo e la sezione di boom. Allora, metto l'asola in quest'asola qui, quindi ho questa condizione qua, no? Quindi poi cosa vado a fare? Vado semplicemente a far passare tutto l'innesco. Guarda il nodo come si crea bene. Tac, che non è un nodo, perché non si è un può... nodo, esatto. Ed eccolo qua, ragazzi. Combi rig fatto in pochissimo tempo. Poi sì, e abbiamo parlato. Poi cosa vado a fare? Che
è il gioco che secondo me fa ruotare l'amo, è proprio questo, il fatto di mettere il peso. Io di solito lo vado a mettere qui dove ho la crimp, primo perché fa più grip e mi sta più fermo, e secondo perché qui è libero di fare questo. Vedete? La carpa sputa, la sezione resta rigida e fa questo gioco qui. E le allamate abbiamo visto che sono perfette, credo. Spunto l'amo, devo cambiare boilers, voglio cambiare innesco. Prendo, ragazzi, posso lasciare, vieni vicino Max, sì, posso lasciare tranquillamente anche la pasta in tungsteno qui, perché vado solo a togliere l'asola, ovvero il loop che ho fatto per attaccare l'amo. Ti conviene usare quello per il lead core come aghetto, che è molto più fine, possiamo anche dirlo. Sì, poi ragazzi, ognuno ha il suo modo, io di solito uso questo qui a punta, eccolo qua. Sì, sì, certo. Cioè in 3 secondi, là. Perfetto, tolto, questo lo butto via, prendo un altro e lo metto su. Sì, perché tu ce l'hai già pronti, credo, giusto? E questi li teniamo. Ce l'hai già pronti, sì, in cassettina, devi solo... Perché ne ho preparati, poi la sessione l'abbiamo fatto, okay, prima, ne ho preparati diversi. Secondo me l'unica, un'altra cosa da dire è come stirare bene il boom. Allora ragazzi, il boom ovviamente munitevi di una tagliera, potete farlo con le tagliere quelle da carfishing oppure anche a casa, mi mettete un attimo lì. Io di solito quando lo faccio, per non farlo in pesca, per non fare questi, avere questi tempi in pesca, io di solito nella pausa pranzo a lavorare mi preparo tutti i boom con le crimp. Quando sono a casa sera prendo quei 20-30 boom che mi sono preparato, attacco un minuto al fornello e li tiro tutti. Come? Li tirate semplicemente così. Li attaccate da un lato a un altro, vi mettete davanti la tagliera e lo tenete in tensione e lo fate passare davanti al fumo che viene fuori, il vapore. Il vapore, sì, sì. Ma questo l'avete già visto fare nel video che abbiamo fatto proprio del combi rig. Avete visto Max lì che tirava il boom. Bene ragazzi, spero che questo piccolo inframezzo vi abbia aiutato in merito al combi rig, perché veramente ci avete scritto in tantissimi. E basta, adesso chiudo la televendita, ragazzi, e ritorno a pescare. Per i più sensibili, bravo. Allora ragazzi, c'ho sta canna che continua a suonare, quindi devo capire il perché. Infatti. Ok, allora il pesce ramo, ragazzi, l'abbiamo preso. Allora, a parte il siparietto simpatico, ero fuori pesca. Adesso, quando si è su un fiume soprattutto, bello sto pesce però, eh? Sì, simpatico. Quando si è su un fiume soprattutto e si ha poche ore a disposizione, abbiamo imparato che quando abbiamo un piccolo sospetto anche che è dovuto da un continuo muoversi della canna o un continuo suonare dell'avvisatore, abbiamo due opzioni: o è un carasso o una brem, magari che non ha neanche la forza di tirare, oppure c'è qualcosa che non va. Quindi per chi come noi ha poche ore, lasciare la canna lì vuol dire proprio, cioè, non pescare con quella canna. Quindi tiro su e fatalità, il pesce ramo ce l'avevo. Rifaccio l'innesco, ci vuole un attimo perché ho già le bombette pronte, e vado a ritirare. Però so che adesso sono nuovamente in pesca. Era 10 minuti che continuava a suonare l'avvisatore e... Se la lasciavi lì altre 2 ore non eri in pesca per 2 ore. Esatto, a questo punto ho detto tiro su, mi tolgo ogni dubbio e per la prossima ora e mezza pesco di nuovo. Allora ragazzi, sta cominciando un po' a andare giù la luce, anche se al video non sembra, e abbiamo ripastolato con un po' di palline, Max con il suo mix che ha fatto, adesso vediamo. Nel frattempo vorrei mostrarvi, ma non so se si vedono bene, ci sono diverse bolle, sta bollando molto adesso, quindi
Speriamo di riuscire a vedere perlomeno un pesce. E basta, adesso comincia a fare un po' freschino rispetto a prima, quindi probabilmente c'è anche il cambio di temperatura, c'è cioè quel cambio termico la sera che c'è un attimo freddo, poi magari... Io mi sono messo il giubbotto. Ma si è già messo il giubbotto. E basta ragazzi, speriamo di vedere una carpa, dai. Allora ragazzi, ci venite a ridere perché è l'ennesima volta che proviamo a registrare sta clip, ma non sciogli lingua per me, quindi lascio dirlo a lui. Cristian ha problemi a parlare stasera e è la settima volta che ci proviamo. Vabbè, niente, cosa volevamo dire? Avevo pastorazione, esatto. La prima parte ve la spiega lui, l'altra ve la spiego io. Esatto, succede anche questo quando si registrano i video. Niente, allora avevo fatto una storia dove su Instagram dove chiedevo se qualcuno aveva delle domande da farci, che poi durante la live che appunto è saltata avremmo risposto. Un argomento interessante, ma è un argomento molto ampio, però cerchiamo di restringere un attimo il campo. Sono emerse la pasturazione preventiva o no, e se pasturare con le stesse palline o la stessa tipologia di esca che poi andremo a innescare sul nostro rig. Quindi base di Tiger, si usa la Tiger con l'innesco, o se usiamo le boilers per pasturare, la boilers sull'innesco. Io direi che queste sono due strade che si dividono, perché la pasturazione preventiva, che adesso faccio spiegare a Cree se riesce a parlare, è una cosa, mentre per quanto riguarda l'uso dell'esca uguale alla pasturazione, provo a dire quello che è il nostro pensiero dopo. Vai Cree. Mi fai ridire la parte dove mi... comunque ci riprovo. Allora dai che ce la fai. Quello che vi diciamo è sempre ovviamente ragazzi un nostro parere, quindi tenete sempre bene a mente che sono opinioni personali, ok? Esatto. Quindi non è che diciamo quello che deve essere. Allora, ovvio che ragazzi, se si ha la possibilità di andare a pasturare preventivamente, si ha sicuramente una probabilità in più di fare pesce, perché si va a condizionare il pesce ad andare ad alimentarsi in quel punto specifico, in quell'orario specifico. Quindi sicuramente se uno ha la possibilità economica e a livello di tempo, perché bisogna dire ragazzi economica e di tempo, non è una di cosa andare da valutare. A pasturare, tanto meglio, sarebbe diciamo quello che si dovrebbe fare. Il car finishing è pasturazione e poi si va a pesca. Esatto. Però sicuramente, non dico la maggior parte, ma sicuramente molte persone, noi compresi, non fanno questo per ragioni di tempo, per ragioni economiche, per mille motivi. Quindi, ovvio che se io non vado a pasturare, come questa sera, come in molti altri video, noi veniamo qui qualche ora, peschiamo e dobbiamo sperare che se passa il branco, che vada ad alimentarsi nel nostro innesco. Quindi, pasturazione preventiva sì, pasturazione preventiva no. Se si ha la possibilità di farla, la pasturazione preventiva ovviamente è meglio. Poi ragazzi, nulla toglie che uno viene qui magari in tre ore fa 4-5 pesci. Come noi, no 4-5 no, ma come noi due magari può capitare benissimo. Può capitare. E poi tanto fa comunque l'orario, quante ore di pesca esatto. Uno riesce a fare. Comunque ragazzi sì, secondo noi se si pastura preventivamente si ha sicuramente una possibilità in più esatto. di avere qualche risultato. Per quanto riguarda invece l'altra domanda che ci hanno fatto... Intanto non mi sono incartato stavolta. Sei stato bravo. Bravo. Esatto. Ragazzi, un applauso a Cree. Pollicino per Cree. No, niente, l'altra domanda appunto era usare un innesco uguale alla pasturazione. Secondo me qua bisognerebbe parlare con chi è veramente esperto di questo. Ci sono alcuni nomi su Instagram, Facebook, YouTube che possono veramente rispondervi, perché hanno dietro alle spalle anni e anni di studi ed esperienza. Cosa fa Cremax in questi casi? Noi sinceramente non la vediamo così importante usare lo stesso innesco della pasturazione o no, cioè non è una domanda che ci siamo fatti. Per noi è più importante dove caliamo il nostro innesco e che il rig sia fatto bene, perché nel momento la presentazione, perché nel momento in cui la carpa passa, se hai un buon rig allama, se no non allama.
una cosa che posso aggiungere, poi chiudiamo per non prolungarci troppo, provate a pensare su un letto di Tiger, ok? E di mais, il vostro innesco se fosse uguale, una Tiger o del mais, come vai poi a differenziarti dal tappeto? In questo caso allora potrebbe essere utile una presentazione magari che gioca sui colori, quindi immaginiamo sempre il nostro tappeto di Tiger e mais, quindi giallo e marroncino. Se devo andare a farmi distinguere, se fossi io il rig, andrei a mettere una colonnina di mais magari di un altro colore, quindi ci sono i famosi chicchi di mais colorati di arancione, di bianco, rosa. Quello potrebbe essere appunto un piccolo appunto che mi sento di consigliare. Fa quel contrasto sul letto. Esatto, colore, esatto. Certo. Poi ovvio passa un branco di Amur, un chilo di mais se lo fa fuori in 30 secondi. Sicuramente prende anche il vostro chicco finto o la vostra colonnina di mais, quindi non mi sento di dire chissà che cosa su questo argomento, però scinde dalla pasturazione preventiva, è un'altra roba. Perché molti di voi chiedono appunto: se io pasturo con boilies al pesce, devo pescare con un innesco al pesce o fruttato o speziato? Ragazzi, chi pesca con pop-up neutre, io rifletto su una cosa, c'è sempre a fare una distinzione forse anche tra lago, cava, ticket lake o canale, ma sì, noi in tutti i casi, quindi cava, lago, ticket lake, canale, più di qualche volta abbiamo fatto un sacchettino di pellet e l'innesco a scelta, quindi vanno a mangiare lì. È un'idea, poi ovviamente sempre da interpretare, sì. Però non darei questa importanza, non so te, ma a cosa? Alla seconda domanda, diciamo, quella, sì, dell'abbinamento, stessa pastura, stesso innesco. Io per esempio stasera, ragazzi, ho due tipi di inneschi, uno è fruttato mentre l'altro è spezie. Sulle spezie ho messo boilies alle spezie e in quello fruttato ho messo boilies fruttate, quindi questa sera io ho scelto di fare così, ma è una scelta che ho fatto stasera, non è che di solito pesco così, stasera ho provato a far così e vediamo su palco. Esatto, niente, questo è quello che pensa Crimax. Come ha detto Christian, non siamo noi gli esperti che possono rispondere a questo argomento della scelta dell'esca in base alla pasturazione, quindi che c'è un mondo sotto, ragazzi, quindi... Esatto, anche perché mi verrebbe da dire altre cose, ma non ci inoltriamo, esatto, più esatto, di tanto all'interno dell'argomento. Esatto, esatto, pescate e divertitevi. Allora ragazzi, bene, questa sessione purtroppo si conclude a mani vuote con i cappotti. Però niente, speriamo che piova un po', ragazzi, perché qua veramente la situazione è abbastanza critica, quindi sì. Ripeto, questo video voi lo vedete quando le piogge probabilmente sono già arrivate, quindi noi in realtà ne abbiamo fatte diverse sessioni qui in canale, purtroppo. Però ragazzi, trovare adesso un spezzone di canale dove ci sia acqua, veramente, a parte qui, ma si fa veramente molta fatica, sì, quindi sì. Adesso speriamo che appunto arrivi qualche pioggia e che si riequilibri un attimo quello che è i livelli dei fiumi, mm-hmm, e che il pesce ricominci a girare, perché sicuramente la mancanza influisce di acqua non ossigenata, quindi di conseguenza può anche essere questo il problema. Quindi detto questo, ragazzi, questo video speriamo vi sia piaciuto, abbiamo speriamo di aver risolto qualche problema a qualcuno, no? Più che altro, esatto, merito del combi rig, quindi se avete ancora difficoltà scriveteci e in qualche maniera sapete che Crimax è qui appunto per aiutare per cercare di informarvi il più possibile. Esatto. Bene ragazzi, bene, detto questo, noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao.